sono contento di essere qua di nuovo allo Zucco, perché pensavo alla mia età di aver chiuso il discorso con la salita di corsa allo Zucco, invece questa opportunità la colgo più che volentieri. È una grande soddisfazione per me essere ancora qua a San Pellegrino e arrivare di corsa in cima allo Zucco. È un percorso breve e intenso, perché sono 2,1 km di sola salita, quindi è una gara pazzesca, l'abbiamo fatta tante volte, mi viene la pelle d'oca a parlarne, vediamo cosa succede, non sono minimamente preparata, ma non si poteva mancare. Ci sono alcuni passaggi appunto su rocce, sono dei pezzi veramente ripidi, è molto molto tecnico e soprattutto in gara magari non ci si gira a guardare, ma si vede il panorama poi di San Pellegrino ed è davvero particolare e molto bello. Fare questo vertical molto duro, tecnico, non adattino proprio le mie caratteristiche, ma cerchiamo di dare il massimo. Passaggio di consegne tra il vecchio e il giovane. È andata bene, come dicevo prima, un percorso che non è proprio adattissimo alle mie caratteristiche, però non potevo mancare alla prima edizione di questa gara qui fra le mie montagne, sulle montagne dove mi alleno. Devo dire è bellissima, organizzata alla perfezione, anche per noi atleti c'erano delle ottime condizioni per gareggiare, quindi grazie agli organizzatori. Dovevo essere oggi a gareggiare a Maranello, ho preferito essere qui invece a fare la garetta vicino al mio paese, che è Ranzi, e ci tenevo anche perché ho il mio amico Colleoni che ci tiene, appunto, di San Pellegrino. Bellissimo, proprio mi è piaciuto tantissimo. Proprio le curve, i sassi, le rocce, le corde, tutto. Poi gli organizzatori sul percorso erano qualcosa di meraviglioso. La vincitrice di questa prima edizione del Vertical Zucco con il tempo di 43-44 per l'atletica paratico, Monica Bagni. Al primo posto, non avevamo dubbi che poteva essere tra i protagonisti, con un tempo straordinario, 31-14 per Ciclab Orsago, Luca Curti!